Qual è l'ostacolo per la tua fede? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo a braccia aperte il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 13, 54 fino al 58. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Amen. Carissimi, ecco che in Matteo 13 troviamo l'episodio in cui Gesù da Cafarnao sale verso la sua patria, a Nazaret. Un episodio che abbiamo anche negli altri sinottici, in Marco 6 e in Luca 4. Negli altri sinottici sono collocati più verso l'inizio, ma noi sappiamo che in Matteo vengono privilegiati i discorsi. Ecco che tra un discorso, quello parabolico, e il successivo, viene narrato questo fatto. Gesù, dopo aver inviato e mandato i suoi apostoli, dopo aver compiuto grandi segni e prodigi a Cafarnao, torna a Nazaret, ma non trova accoglienza. Tutti si stupiscono di lui. Rimangono meravigliati, soprattutto perché pensavano, dicevano di conoscerlo. Noi sappiamo chi è. Sappiamo da quale famiglia viene, conosciamo i suoi parenti, conosciamo il suo mestiere, è un carpentiere. Come mai predica in questo modo? Ed era per loro motivo di scandalo. Scandalo, l'ho detto più volte nei miei commenti al Vangelo, in greco significa ostacolo. Gesù diventa un ostacolo alla loro fede, alla loro fiducia, ma soprattutto alla fiducia che era il Salvatore, che era il Cristo, che era l'unto di Dio. A differenza di Marco e di Luca, Matteo dice: a causa della loro incredulità, a Nazaret Gesù non fece molti prodigi. E questa espressione è fortissima. Per noi è fondamentale oggi. Si parla in greco di apistia, incredulità. Questa è la più grande difficoltà, il più grande ostacolo per fare esperienza di Gesù. È il più grande ostacolo, l'apistia, nei confronti della mano forte e potente di Dio. Noi spesso facciamo di Gesù stesso l'ostacolo alla nostra fede, ma in realtà il vero ostacolo è quando noi non abbiamo fiducia che Dio è un Dio dell'impossibile, che Dio è il Dio del tutto posso in colui che mi dà la forza, dirà San Paolo. Quanto è importante oggi aprire il nostro cuore, perché se noi ci chiudiamo e lasciamo che le difficoltà, le disperazioni, le divisioni, le sventure che capitano nella nostra vita abbiano il sopravvento, ecco che noi non crediamo più e Dio non può fare molti prodigi, anzi non ne fa proprio. La differenza tra Luca, Marco e Matteo è che Matteo specifica perché Gesù non ha potuto fare prodigi. Gli abitanti di Nazaret non credevano, avevano il cuore chiuso. Quante volte noi chiediamo a Dio miracoli, segni, guarigioni, liberazioni, interventi, ma non crediamo. Li chiediamo con sfiducia, li chiediamo da disperati.
e diciamo: se Dio fa il miracolo, avrò speranza. Ma Dio vuole che noi anticipiamo il suo stesso miracolo, il suo stesso segno. Io ti invito oggi a compiere questo gesto insieme a me, una preghiera di fiducia. Ecco perché ho scelto come slogan una domanda: qual è l'ostacolo che ti impedisce ad avere fede? In realtà l'ostacolo è la nostra sfiducia, è la nostra incredulità, perché noi ciò che gli occhi nostri vedono, a questo crediamo. Ciò che il mondo ci dice, a questo crediamo. Non crediamo a questa parola, che è più vera di ciò che si vede e si vive. Allora ti invito insieme a me: vieni, Signore Gesù, vieni nella mia vita. Signore, tocca il mio cuore, tocca la mia mente. Entra oggi in tutte quelle situazioni dove io ho bisogno di te. Entra soprattutto nei miei pensieri, entra soprattutto nei miei sentimenti. Io voglio avere fiducia in te, credere che a te nulla è impossibile. Vieni e allontana questa incredulità dalla mia vita. Spirito Santo, porta fiducia dentro di me, porta speranza in me che ciò che ho letto, ciò che ascolto ogni giorno da questa parola può diventare realtà. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, lo slogan, la domanda di oggi: qual è l'ostacolo per la tua fede? L'ostacolo è l'incredulità. Invoca lo Spirito Santo perché porti nel tuo cuore speranza e fiducia e vedrai miracoli nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. Amen. Carissimi amici, questa sera avremo la terza e ultima serata online in vacanza con la Bibbia. Vedremo come rigenerarci attraverso le promesse di Dio. L'iscrizione sul nostro sito web. Vi facciamo un altro grande dono, carissimi amici. Da oggi è possibile scaricare gratuitamente un documento da vedere nel cellulare, nel tablet, nel computer, con tutti gli insegnamenti del mese precedente, con i link, le immagini e lo slogan. Scaricatelo sul nostro Linktree. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, buona giornata. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link, delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.